qui con l'osservatore del Cesena, che è venuto qui praticamente a Volla per osservare i giovanissimi della Boys Napoli. Ecco, appunto c'è proprio il logo, come potete vedere dalle immagini, appunto C. Cesena. Ecco, osservatore D'Andrea, come ha visto questa partita? Una bella gara, ho visto una bella gara. Sono, diciamo che la Boys è un po' più squadra. C'è qualche ragazzo interessante. Tipo il numero 10, giusto? Tipo il numero 10, c'è anche il numero 7. Il numero 7, sì, Appierto praticamente. Appierto, un po' bassino. Enrico, quindi il numero 10, ricordiamo. Quindi sono giovani che tecnicamente sono validi. Tecnicamente sono validissimi. Diciamo che tutto sommato la Boys Napoli è riuscita in un certo senso a prendere dopo 10 minuti in pugno la partita e venirne fuori. Oggi vince, attualmente vince 2-0. Ha fatto già prima 2-3 azioni da rete che poi non sono state realizzate, però la partita è abbastanza vivace. Benissimo, quindi lei segue in genere i giovanissimi, giusto? I giovanissimi, 98, 99, 2000 sto vedendo adesso attualmente. Ah, quindi giustamente dalla sua osservazione poi che cosa emerge come analisi generale? Al di là del caso particolare. Noi andiamo a vedere i ragazzi che promettono, poi facciamo qualche raduno, li chiamiamo, scenderà anche il capo nostro, l'osservatore ufficiale, sarebbe Lorenzo Colombe e Luigi Pianciarello, l'ex giocatore sì, del Verona, del Cesena. E se va qualcosa in porto li saliamo su un paio di 2-3 giorni e li facciamo vedere. Poi dipende tutto da loro. Giustamente, è vero. Giustamente, i ragazzi devono essere più pronti di quello che ci abbiamo già su. Se no, certo, altrimenti è vero questo. Non ne vale la pena se sono alla pari, che c'è un costo. Tenendo i ragazzi lassù c'è un costo da pagare e quindi vabbè, però giustamente vedendo qualche giovane che giustamente tecnicamente è forte e meglio lanciarlo, si porta, si fa stare 2-3 giorni lassù, Pianciarello e Lorenzo Colombo ne terranno le somme. Bene, ringraziamo l'osservatore D'Andrea del Cesena, grazie dell'attenzione, buona giornata.